o del clero, un superiore, voi vedreste l'importanza che ostenterei. Se io fossi un gran prelato, un'eccellenza, un porporato, notereste la sufficienza che avrei. Incederei con passo austero, incederei dall'alto in basso, io guarderei, benedirei e benedirei. Ma siccome io sono un operaio di Dio, confidenza e semplicità, lui ci riserve. Un abate, un arciprete o un primate, voi vedreste il sussiego che mostrerei. Se io fossi un cardinale con la croce pettorale, notereste il portamento che avrei. Incedere La pala. Giovannino. La mamma, andate ragazzi, c'è mamma. Giovannino. Mamma. Giovannino, io non ce la faccio più. La grondaia è crollata di nuovo dopo la pioggia di ieri. I soldi sono finiti. I ragazzi di là giocando alla lotta si sono strappati tutti i vestiti che avevano indosso. Ma sono ragazzi, e la lotta tra di loro è il gioco, e la festa al posto del pianto. Sì, ma il fatto è che io non ce la faccio più, mi sembra di aver fatto già tantissimo. Sono stanca, Giovanni, io me ne voglio andare. Mamma, 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 che cos'hai appeso al collo? La croce, Giovanni, che mi hai regalato tu. E che cos'è la croce? Nostro Signore Gesù Cristo, lui e la croce sono la stessa cosa. Brava mamma, la croce non è solo un simbolo, il nostro simbolo. La croce è l'insieme di tutto. Ma il fatto è che io non ce la faccio più. E che cosa c'entra adesso la croce? Mamma, riguardala bene. Cosa vedi oltre la croce? Vedo la morte, la sofferenza, vedo la risurrezione, vedo il sacrificio. Eccolo mamma, ci sei arrivata. Lui si è sacrificato per noi, per tutti noi che siamo umili bestioline di Dio. Proprio come dovremmo fare noi con quegli scriccioli di là che vogliono i vestitini nuovi. Sì, mamma. E allora che dobbiamo fare? Allora troveremo i vestitini nuovi. Hai ragione tu, Giovanni. La nostra croce è molto più leggera rispetto a questa qui. Perdonami. Non mi lamenterò più. Forza, mamma. Sì, sì, abbiamo tanto da fare. Mi vado a preparare per la messa. Vai, 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 figlio mio. È permesso? C'è nessuno? È permesso? Lascia stare la sedia! Eminenza reverendissima. Mamma Margherita, ma allora ci siete? So già, perché siete qui, il Giannetto me ne ha parlato. Meno male che ve ne ha parlato. Se n'è andato lasciandomi questa sedia così come la vede,
a me. Sì, ma voi non lo dovevate licenziare, eccellenza. Ma io non l'ho licenziato, l'ho semplicemente rimproverato. E lo sappiamo che Giannetto è un bravo falegname, uscito da uno dei vostri laboratori specializzati di apprendistato. Potete ben dirlo, il ragazzo ha solo 16 anni ed è considerato il più bravo falegname del quartiere. Eccolo qua, il capolavoro del vostro falegname. Fai vedere. Ancora? Fai vedere! Ma il Giannetto mi ha spiegato tutto. Il suo orario di lavoro, secondo il contratto che gli avete fatto con la nostra consulenza, è di 8 ore giornaliere. E allora? La sedia era quasi finita. Solo che allo scoccare dell'ottava ora, lui, invece di rifinire questa zampa, ha mollato tutto e se n'è andato. Ma alla fine dell'ottava ora aveva l'ora di catechismo qui da noi. Ma che c'entra il catechismo adesso? Questa sedia è incompiuta. Va bene, ve la completerà domani, sempre che voi non vogliate licenziarlo comunque. Ma io non lo voglio licenziare, e poi a guardarla bene, la sedia è molto bella. Ah, sì, è vero. È bellissima. Ma guardate, guardate che intarsio, guardate quanto lavoro e cuore ha messo nelle curvature del disegno. Devo proprio ammetterlo, la sedia è veramente molto bella. Eh sì, è bella, ma balla! Ecco, a cosa serve il catechismo. E cioè? Ecco, se Giannetto non studiasse il catechismo, con la passione che mette nella preghiera e nell'assimilare le parole del Cristo, forse non metterebbe altrettanta passione e cuore nel concepire e realizzare l'intarsio. Bella predica da parrocchia la vostra. A proposito di parrocchia, avete saputo cosa dicono in giro di voi? Che cosa? Dicono che voi sottraete gli altri ragazzi da tutte le altre parrocchie perché qui sono attratti dal gioco e dall'oratorio. Ma questo oratorio è tale quale una parrocchia. Qui si dice messa, si legge il Vangelo, si prega, si lavora. E si gioca. E sapete cos'altro dicono? Cos'altro? Che vostro figlio ha radunato attorno a sé un esercito di ragazzi che obbediscono ciecamente ai suoi ordini. Ordini? Ma quali ordini? Lui semplicemente indica la via. E se invece Don Bosco volesse inventarsi un'insurrezione? E se invece del crocifisso mettesse in mani ai ragazzi un fucile? Altro che insurrezione, sarebbe rivoluzione! Permettetemi di dirvi che state un po' esagerando. Esagerando? Questa ci è pervenuta l'arcivescovado. Eccellenza illustrissima, eccetera, 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 la Chiesa deve provvedere a tenere sotto controllo la nuova pericolosa attività di quel prete pazzo. Avete capito? Gli danno pure del pazzo. Ma con tutti i problemi che ci sta dando il colera in città, io non vedo proprio come certa gente trovi il tempo per diffondere simili invidie prive di ragione. A proposito, so che vostro figlio sta facendo moltissimo per aiutare i malati. È vero, al lazzaretto ho visto alcuni dei vostri ragazzi al lavoro e devo ammettere che stanno facendo veramente molto. Sì, ma siamo troppo pochi. Ho capito. Non mi pare il caso di tornare a parlare del problema della sedia. D'altra parte, che cos'è una sedia di fronte al colera? Vorrà dire che aspetterò che il Giannetto torni domani. Grazie, Eminenza. Però è bella, eh? È bellissima. Ma è solo fatta con amore. Ed è lo stesso amore che dobbiamo mettere per sconfiggere il colera. Oltretutto, è da un po' di giorni che la gente crede che il colera sia una maledizione del demonio. In città, infatti, girano strani personaggi venuti da fuori che alimentano tali convinzioni. Addirittura dicono di essere qui perché vogliono preparare tutta la popolazione alla fine del mondo. Per noi la cosa è gravissima. E noi perdiamo tempo ancora con questa sedia. Però è bella. È vero. È bellissima. Sì? Ah. Correte! Venite a vedere chi c'è in strada! Tremate! Piano, che siete indemoniati! Là sotto il cappuccio c'è la morte che sogghigna e che bestemmia! Ecco con la farce che comincia la sua orribile vendemmia! Tremate uomini e la fine ormai! Più nessuno ormai saprà! Che l'abisso dell'inferno si spalanca ai vostri piedi. Ecco già che i demoni son pronti coi forconi e coi spiedi. Su raccomandate l'anima oramai, che l'abisso ormai inghiottirà.
Venite ragazzi, inginocchiatevi per favore. Voi siete i primi salesiani del mio cuore. Voi figli di San Francesco di Sales siete i discendenti del suo sale da spargere. E lo spargerete questo sale come tanti apostoli di Cristo. Tempo fa ci siamo fatti una grande promessa, quella di impegnarci con tutte le nostre forze nella carità verso il prossimo. Ma adesso in città c'è il colera che è detta legge, ed è più forte della povertà. Pertanto carità adesso aiutare i sofferenti, alleviare il dolore e la malattia usando la fede ed il coraggio. Quello è il sale da spargere oggi. Questa è una bottiglietta d'aceto. Vi ci laverete le mani ogni qualvolta toccherete un malato, un moribondo, un defunto. E questa è una medaglietta con il viso di Maria. Vi proteggerà il corpo e l'anima dal contagio. Se userete queste due armi, il vostro cuore farà il resto. Ed io vi prometto che nessuno di voi si ammalerà. Andate ragazzi, organizzatevi in gruppi, lo so. Siete solo più di 100, ma sembrerete più di 1000. Andate e che Dio vi aiuti. Perché Dio ci regala il colera? Forse per farci vedere che muoiono gli altri, noi no. Un senso, il senso di Dio c'è. I nostri cari, la gente che conosciamo, vecchi e bambini innocenti, ci lasciano per sempre. Noi no. E così noi da vivi conosciamo di più la morte. Noi ci parliamo, ci guardiamo, ci balliamo con la morte, senza che ci catturi. Ringraziamo Dio per essere ancora vivi, ma forse sbagliamo in questo, è troppo poco.
Dovremmo ringraziare soprattutto perché così conosciamo più da vicino come siamo. Siamo noi la vita che dà vita alla morte. Perché loro innocenti muoiono e noi peccatori no. Amerò di più Dio per questo. Solo per avermi meritatamente salvato, risparmiato, scelto, perdonato. Forse sì. O forse capirò solamente cos'è la vita che ancora ci fa dono di se stessa, ingrandendoci il cuore solo perché per un attimo siamo riusciti a dialogare con sua sorella morte. La vita è bella e l'aldilà è ancora più bello, ma allora perché la soglia che separa questi due mondi è buia e ci fa paura? Perché sono necessari dolore e terrore per oltrepassare quella soglia? Perché il grido straziante del colera e non un semplice amen? E questo forse il ballo angosciante che si fa da vivi con la morte mentre si osserva chi muore. Ma se di colera si muore, di preghiere, di speranza si vive per riuscire a ballare con la morte. Lei nutre la vita che ancora vive negli altri e poi spegne un grande fuoco per riaccendere mille candele. Soffrono i vivi più dei morti. Soffrono i vivi come durante il travaglio di un parto che li fa rinascere. Soffre anche Dio che però rinasce con noi, in noi che siamo ancora qui, grazie a Lui. Devo ringraziare anch'io per tutto questo. Devo ringraziare Dio per il colera. No, devo ringraziare Dio solo per la vita e per sua sorella morte. Ringraziando Dio, il colera è stato vinto. Grazie a Dio e grazie a tutti. Devo ammetterlo, i ragazzi di Don Bosco hanno fatto un buon lavoro. Don Bosco dice però che la mano più grande gliel'ha data proprio la Madonna. Mm-hmm. Tant'è vero che per ringraziarla ora vuole costruire una bellissima chiesa per lei e la chiamerà... Santa Maria Ausiliatrice, sì, lo so. Ma voglio vedere questa volta i soldi dove li prende. Io non glieli do. Ma perché non lo sapete? Che cosa? Per raccogliere i soldi Don Bosco si è inventato anche una lotteria. Che si è inventato? Una lotteria, sì, una lotteria, con tanto di premi di consolazione. Di consolazione? Mm-hmm. Voglio vedere chi andrà a consolare lui quando saprà che non ce la farà mai. Le chiese belle costano. E certo che costano. Speriamo che anche questa volta la Madonna lo aiuti. Speriamo.